Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come avete già intuito dal titolo, oggi vi racconterò una storia a sfondo paranormale, ovvero del poltergeist di Amherst. Sicuramente maggiormente noto il caso del poltergeist di Enfield, ispiratore del film The Conjuring 2, così come il caso di Doris Bitter. Questa storia presenta molti risvolti inquietanti che, diciamo, si sono trascinati fino ai nostri giorni. Ma prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per restare sempre aggiornati sui miei prossimi video. Ora mettetevi comodi e buona visione. Amherst, cittadina del Canada, situata nella provincia della Nuova Scozia, è una città tranquilla come tante altre, fino al giorno in cui l'intera comunità fu turbata, si dice, da un fenomeno soprannaturale che riguardò una giovane donna di nome Esther Cox. La giovane, che viveva in una grande casa insieme alla famiglia, iniziò ad essere tormentata da presenze ed entità che si rivelarono particolarmente ostili e violente e che continuarono, si dice, a vessarla non solo mentalmente, ma soprattutto fisicamente. Appena diciottenne, Esther, si racconta, venne brutalmente aggredita e quasi violentata da un amico di famiglia. Un pomeriggio dell'estate del 1878, un giovane di nome Bob Micknell, un collaboratore subordinato di Daniel Tidd, invitò Esther a fare, diciamo, un giro con lui nella sua carrozza. Micknell guidò Esther in una zona boscosa della campagna, si dice estrasse una rivoltella dalla tasca ed ordinò alla ragazza di scendere dalla carrozza, evidentemente nutrendo disegni ignobili. Esther si rifiutò e fu salvata all'ultimo momento, quando il rumore di un calesse in avvicinamento rimbombò in lontananza. Facendo girare la carrozza, Micknell riportò Esther al cottage dei Tidd, dove la ragazza pianse fino ad addormentarsi. Ma poco dopo quella terribile esperienza ci fu l'inizio di un crudele e pericoloso attacco di poltergeist, che fu, diciamo, vissuto e registrato da molti. L'ossessione iniziò con disturbi fisici che affliggevano solo la ragazza, provocando convulsioni e facendo gonfiare addirittura il suo corpo quasi il doppio delle sue dimensioni normali. Alla vigilia del 4 settembre 1878, Esther e sua sorella Jane, che condividevano un letto nella stessa camera, si stavano appena sistemando per la notte, quando Jane sentì quello che pensava fosse un topo strisciare sotto la sua coperta. Spaventate, le ragazze accesero la lampada e cercarono questo topo, ma non riuscirono effettivamente a trovarlo. Più tardi quella notte le sorelle sentirono ancora un fruscio sotto il letto e stabilirono che proveniva da una scatola di cartone. Quando provarono a trascinare la scatola in mezzo alla stanza, questa, si dice, saltò per aria e atterrò su un lato. Le ragazze chiamarono immediatamente il cognato, che andò in loro soccorso. Ascoltando la loro incredibile storia, rise e osservò che dovevano aver sognato, spingendo così la scatola sotto il letto prima di andare a dormire. La sera seguente, Esther, che era andata a letto presto a causa della febbre, balzò dal suo letto nel cuore della notte e gridò: «Svegliati, Jane, sto morendo». Jane si svegliò immediatamente, accese la lampada e con suo orrore scoprì che il viso di sua sorella era rosso sangue, i suoi occhi sporgenti dal terrore, mentre tremava nella sua camicia da notte. Jane chiese aiuto e fu raggiunta dagli uomini di casa. Non sapendo più cos'altro fare, Olive aiutò la sorella minore a tornare a letto. Dopodiché tutto il colore, si dice, svanì dal viso di Esther. Con voce soffocata, Esther ha dichiarato: «Mi sto gonfiando e certamente scoppierò, so che lo farò». In effetti le mani e i piedi di Esther erano gonfi in modo allarmante.
Mentre Esther, con il corpo costantemente gonfio, si contorceva per il dolore sul letto, un suono tremendo, come un tuono, risuonò nella stanza. Poco dopo, tre forti crepe risuonarono sotto il letto ed Esther improvvisamente si afflosciò. Il suo aspetto era tornato alla normalità. Quattro notti dopo, Esther, si racconta, ebbe un attacco simile, anche se questa volta tutte le lenzuola volarono via da lei e da sua sorella e atterrarono, si dice, in un angolo della stanza, come se fossero state in un qualche modo strappate via da mani invisibili. Jane, che era rimasta sveglia per assistere allo spettacolo, svenne addirittura per la paura. Tuttavia, per quasi un anno accaddero tantissimi episodi, anche con gli oggetti che iniziarono a volare per la casa e minacce, e come le parole «Esther Cox, sei mia da uccidere», che diciamo iniziarono ad apparire. Ma non solo questo, perché si dice ci furono anche fuochi spontanei bruciati in casa. Il poltergeist, che nei messaggi scritti sui muri si autodefiniva Bob Micknell, fu molto probabilmente attratto da Esther e dal suo, diciamo, grave disagio emotivo. Gli attacchi aumentarono di intensità, spesso in presenza di testimoni, e sebbene medici ed ecclesiastici fossero impotenti e incapaci, alcuni sostenevano che più spiriti si stavano in un certo senso unendo agli attacchi contro Esther. Ma Bob tormentava non solo Esther, ma anche chiunque cercasse di, in un certo senso, aiutarla, compresa tutta la sua famiglia. Entro poco tempo la gente iniziò a riversare nella casa della famiglia Tidd, curiosa di assistere alle manifestazioni. Alcuni andarono via, credendo che l'intera faccenda fosse una bufala. Altri pensavano che Esther stesse in un qualche modo ipnotizzando le persone per far vedere e sentire quello che lei voleva. La maggior parte, tuttavia, se ne andò con la sconvolgente convinzione che le manifestazioni fossero autentiche. Addirittura un intraprendente attore americano di nome Walter Hubel, che aveva appena terminato un tour teatrale a Terranova, si trasferì presso appunto la famiglia Tidd come una specie di diciamo pensionante pagante, nella speranza appunto di documentare le manifestazioni. Infatti è proprio dagli scritti successivi di Hubel che la maggior parte dei dettagli del grande mistero di Amherst, come lo chiamava lui, sono, diciamo, conosciuti. Nel corso di 6 settimane Hubel fu colpito da oggetti inanimati, vide oggetti domestici appunto svanire e riapparire, come se cadessero dal soffitto. Osservò oggetti levitare e andare in altre stanze e assistette a diversi incendi scoppiati spontaneamente. Tutte le stranezze avevano un'aria di malizia, come se il poltergeist facessero del loro meglio per infastidire l'ospite e la famiglia. Ma Hubel notò anche un piccolo particolare, ovvero che i fantasmi si astenevano dalle loro diavolerie maggiormente il sabato. Convinto che Esther fosse incapace di produrre i fenomeni da sola, Hubel iniziò a conversare con il poltergeist, usando, si dice, la stessa tecnica che i Tidd avevano sviluppato, ovvero un colpo per il sì, 2 per il no e 3 per il neutro. Hubel, tra le tante, pose agli spiriti le seguenti domande, alle quali esse risposero con dei colpi. La prima domanda fu: avete vissuto tutti sulla Terra? La risposta fu sì. Seconda domanda: hai visto Dio? Risposta no. Sei in paradiso? No. Sei all'inferno? Sì. Hai visto il diavolo? E l'ultima risposta decisa che ricevette fu un sì. I fantasmi gli dicevano con precisione l'ora del suo orologio e gli indovinavano quante monete egli avesse in tasca. Il 28 giugno del 1878 la casa dei Tidd era pervasa dal suono di una tromba.
Il rumore stridente continuò per tutto il giorno, finché la sera una piccola tromba d'argento, si dice, cadde dal soffitto in una delle stanze. Né Hubel né alcun membro della famiglia Tidd avevano idea da dove provenisse questa tromba. Sebbene Hubel abbia successivamente dichiarato la sua intenzione di donare lo strumento a un museo, il destino di questo oggetto rimase un mistero fino ad oggi. Le manifestazioni, si dice, aumentarono di portata e intensità fino a quando il padrone di casa dei Tidd, angosciato dal danno che in un qualche modo si stava verificando, chiese a Esther di lasciare definitivamente la proprietà. La casa, si dice, tornò subito alla normalità. Esther, però, fu tormentata dallo spirito un'ultima volta, quando, si dice, la seguì in un granaio e lo incendiò. Per questo evento la ragazza fu arrestata e condannata a 4 mesi di carcere, ma gli appelli di amici che conoscevano perfettamente la sua storia portarono al suo rilascio. Appena dopo il suo rilascio, Esther sposò un uomo che era andato a trovarla durante la sua prigionia, e ciò pose, diciamo, fine all'attività di Poltergeist. Il caso di Esther Cox è un caso molto particolare, pieno di misteriosi fenomeni paranormali, ma non solo, anche traumi psicologici profondi e ciò che si provoca nello stato d'animo di una persona, sotto, diciamo, forte costrizione e instabilità mentale. Gli strani eventi furono testimoniati e documentati da molte persone e divennero anche l'argomento di un libro. Il Country Museum contiene molti manufatti di importanza storica, tra cui un display che commemora i fantasmi di Esther Cox come uno dei casi più famosi e documentati di attività poltergeist del Canada. Un ricercatore e autore del paranormale, Stefan Wagner, penso si pronunci così, scrisse: per mesi ha tormentato una ragazza di 19 anni e la sua famiglia con rumori assordanti, minacce orribili e violenze indicibili, in uno dei casi di poltergeist più famosi della storia canadese. Ma sul personaggio di Esther Cox un conoscente scrisse anche: l'indole di Esther è naturalmente mite e gentile. A volte, tuttavia, può essere molto ostinata ed è destinata a fare a modo suo quando ha preso una decisione. Se le viene chiesto di fare qualcosa che non ha voglia di fare, diventa, diciamo, molto imbronciata e deve essere umorizzata a volte per mantenere la pace in famiglia. Tuttavia è una brava bambina e ha sempre avuto una buona reputazione in tutti i sensi della parola. Esther morì nel 1912 all'età di 53 anni e anche se molti giurano che in quella casa continuino a verificarsi strani episodi, non è affatto strano invece che questi accadano solo quando chi vi si ferma viene a conoscenza della sua storia. Bene, il video di oggi termina qui. Cosa ne pensate voi di questa storia? Fatemi sapere nei commenti il vostro pensiero e se questo video vi è piaciuto lasciate un like per farmelo sapere. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!